Bene ragazzi, eccoci qui, sempre Snes Rules con Mega Man Zero e adesso comincerà la missione che più di tutte ho detestato, Occupy Factory. Dobbiamo entrare in una fabbrica per ritrovare dell'energia da riportare alla resistenza e bla bla bla, hanno bisogno di rifornimenti. Comunque questo livello è una rottura di scatole, perché qui il level design diventa un pochino infame in certi punti. L'ingresso non è male, come potete vedere, cioè sono solamente quattro nemici stupidi con uno scudo che possiamo tranquillamente aggirare attaccando da dietro, e passando da sopra troviamo un ingresso che non solo ci darà un cyber elfo, ma avremo sempre una vita extra che respawna in continuazione nel caso dovessimo morire, e credetemi, morire qui è abbastanza facile. Non che ci siano dei nemici particolarmente tosti, ma se non state attenti coi salti in alcuni punti potrà diventare davvero una rottura di scatole. Sono morto molto spesso qua, il video è molto compressato, ma fidatevi che ho dovuto editare parecchio. Più avanti vedrete bene e spiegherò il motivo per cui mi odio questo posto, ma diciamo che dovremmo addirittura visitarlo due volte. Il salto è un po' stretto, ma piano piano ce la si può fare. Leviamoci dalle scatole queste sfere arancioni esplosive del cavolo. Usate sempre il dashing per fare i salti, così raggiungerete qualsiasi punto che vorrete. Ed ecco qui, passiamo dal condotto della reazione. Come vedete qui, energia, cristalli, vita extra e un cyber elfo, che è anche questo qui un elfo infermiera che ci servirà come energy tank nel caso dovessimo avere poca vita. La parte che vedrete più avanti è una sezione di platform con alcune piattaforme semoventi che può essere molto irritante. Ricordatevi sempre di prendere tutto, più che altro perché anche in questo gioco abbiamo il knockback, quindi se venissimo colpiti verremmo sbalzati all'indietro, e su quella cosa è molto facile finire sbalzati indietro. Ecco qui, vedete, le piattaforme sono piccole e abbiamo questi cosi che continueranno a muoversi su e giù. Non possiamo definire bene quando e in che posizione saranno, ed è molto facile finire ammazzati, ecco. E come se non bastasse, qua sembra che ho fatto un salto imbecille, ma in realtà lì sopra sono nascoste delle cose. E se saliamo su quelle, se saliamo in cima a quei cosi, poi nello scendere non saremo in grado di rivedere bene queste piattaforme in cui dovremo atterrare, e se stiamo troppo vicini alla fine è molto facile che finiamo morti. E dato qui vediamo, cioè, ecco, ho rischiato la morte di nuovo. Vedete questo cavolo di coso? È odiosissimo. Nemici, knockback, e se state dovete stare perfettamente avanti e correre il rischio di finire colpiti da quella cosa, perché altrimenti sarebbe altrimenti finireste per terra. E lo schermo piccolo del Game Boy Advance non aiuta. Io adesso in questo secondo giro ho ignorato le cose che c'erano là sopra, però se qualcuno volesse andarle a prendere, nel tentativo di scendere non vedrebbe bene la piattaforma, perché lo schermo è talmente incentrato su Zero che non riusciremo a vedere quello che avremo sotto i piedi. Quindi è un salto nella fede che molto facilmente ci porterà alla morte. E in questa missione ancora dobbiamo soltanto attraversare. Più avanti dovremo esplorare tutta questa zona per togliere delle bombe, e credetemi, lì il tasso di mortalità è ancora peggio, soprattutto considerato che abbiamo anche un tempo limite. Intanto vediamo che siamo arrivati al boss. Ha un solo punto debole che al momento tiene coperto, ed è il centro, e lo libera quando tira fuori questi arti che sono delle teste di drago che ci attaccheranno. Sono molto semplici da evitare, perché ciascuna attaccano sempre da un solo lato e ognuna ha un attacco diverso a seconda del colore. Come avete visto, quelle arancioni ci attaccano fisicamente, quelle rosse sputano fuoco, queste qui sparano fulmini che sono facilmente evitabili se stiamo sotto di loro, e queste qui soffieranno del ghiaccio, che anche questo qui, vedete, è molto facile da evitare.
possiamo anche volendo distruggerle, ma non avrebbe senso. Vi consiglio di più di stare a concentrarvi sul nucleo centrale in modo da annientare questo boss in più velocemente possibile. È molto facile. Però come vedete già l'abbiamo fatto esplodere. E riceviamo come ricompensa il Flame Chip, il chip elementale del fuoco, che ci servirà per la nostra prossima missione. Adesso abbiamo finalmente il triangolo delle debolezze completo, ve lo ripeto nel caso qualcuno se lo fosse perso dalle parti precedenti: il fuoco è forte contro il tuono è... no, che di cavolo dico, allora, il fuoco è forte con l'acqua, l'acqua è forte col tuono e il tuono è forte col fuoco. Questo è l'ordine. Acqua o ghiaccio è la stessa cosa. Quindi adesso ritorniamo giù dal nostro caro ingegnere che ci fornirà una nuova arma per l'arsenale di Zero. Questa un'arma che non userò molto spesso perché non so bene l'occasione per usarla. Ho provato a usarla ogni tanto, ma ho sempre finito col fare cacchiate. Non so però se le vedrete o se finiranno tagliate. Ecco, come vedete, uno scudo che servirà per deviare proiettili, e una volta caricato potrà effettuare questo attacco che ricorda molto l'arma di Catman o Boomer Kuvanger. Sinceramente lo trovo esageratamente lento, e visto quanto prendo poco di danni e quanta vita ho, preferisco beccarmi qualche proiettile nel tentativo di lanciarmi addosso con una spada Z. Intanto abbiamo dato un po' di cristalli energetici a quel panzone per aprirci la strada verso questo contenitore, e ha un ennesimo cyber elfo che è un'altra infermiera. Ecco, questa qui Winky, questa qui centrale, sarà molto importante perché sarà colei che ci duplicherà la nostra barra della vita, e la useremo alla fine quando avrò trovato anche almeno uno degli altri due, non so se li troverò entrambi, e in quel modo la nostra barra sarà talmente ampia che riusciremo a sopraffare chiunque. Va bene, questo è tutto per questa parte e ci vediamo alla prossima. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti da SnazGoods.